L'accordo di programma c'è e quindi appunto è nostro compito e responsabilità farlo rispettare come Regione Liguria qui dal Consiglio. L'impegno è quello, giustamente come è stato chiesto dai lavoratori, come adesso è stato ribadito anche dal collega, di portare la solidarietà all'80%. Almeno! Esatto, almeno. Infatti per il Movimento 5 Stelle il discorso di avere un reddito, cioè la possibilità di avere un reddito è un diritto acquisito, deve essere un diritto acquisito. Però insieme al discorso del reddito c'è anche un discorso di dignità e che è quello relativo all'occupazione. Ora, all'interno di questo accordo è stato detto che le aree debbano essere utilizzate per costruire, per sviluppare questi nuovi impianti. Allora è compito di tutte le istituzioni, quindi noi chiediamo al Presidente di mantenere questo impegno, di portare avanti tutto quello che è appunto il lavoro dello zincato, della latta, perché abbiamo già dei professionisti specializzati in questo, ma se non fosse possibile questo, di insistere con tutto quello che sono lavori socialmente utili e portare anche onestamente penso che come Regione Liguria non sarà affatto difficile trovare questo denaro che serve a far ripartire, a far funzionare questo accordo che è già stato preso, perché come movimento ci siamo già mossi per trovare le coperture per il reddito di cittadinanza di tutta la Liguria e il reddito di cittadinanza deve avere una copertura di 800 milioni. Ora noi qui invece parliamo di almeno 2 milioni. Questo è possibile attraverso una politica di austerità verso l'istituzione, cioè andiamo a tagliare tutti quelli che sono gli sprechi e i costi eccessivi della politica. Le varie proposte che sono state portate in regione da parte di dipendenti, ce n'è una che ha una fattibilità e che dovrebbe essere presa in considerazione da parte vostra, che è quella di inserire i dipendenti negli LPU tramite i contratti di solidarietà e tramite i voucher. In questa maniera quella possibilità permetterebbe di mantenere un equilibrio economico da parte dell'azienda, che potrebbe essere spinta a fare una rotazione equa, cosa che non sta avvenendo, sappiatelo, perché in azienda hanno promesso una rotazione equa e ciò non sta avvenendo. Quindi con i voucher, che hanno una possibilità fino a 4.000 euro lordi di integrare il reddito dei dipendenti e quindi dare un 10% reale a un dipendente, permetterebbe, tramite magari anche mantenere un 80% della solidarietà, di arrivare a un 90% e quindi di avere un reddito di dignità. E l'anno questo permetterebbe di restituire anche alla città e al nostro territorio che ne ha bisogno. Parliamo di raccolta differenziata, spinta, parliamo di ripristino delle scuole come è stato fatto in precedenza, del territorio che abbiamo problematiche e sono detraibili da un punto di vista economico da parte della regione. I voucher potrebbero essere interessati varie aziende, anche municipalizzate da un punto di vista, e creare una, tra virgolette, un precedente virtuoso per la nostra regione. Prendete in considerazione queste alternative e soprattutto anche un piano B, perché se l'acciaio non funziona l'occupazione deve rimanere. Non va preso soltanto un indirizzo unico. Quindi iniziate a lavorare. In parte c'è appunto 7, però andrebbe aggiunta e esplicitata la parte riguardante i voucher per quando non viene effettuato.